Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Bene, stasera andiamo a commentare la partita appena conclusasi tra Pisa e Brescia, svoltasi oggi all'Arena Garibaldi, stadio Romeo Anconetani. Allora ragazzi, in primis vi dico subito che questo è un video solo della partita, perché tanti mi hanno chiesto. Allora, per quanto riguarda gli aggiornamenti, vendita societaria, calciomercato, insomma, o meglio, calcio di riparazione, poi vedremo in seguito. Allora, beh, detto questo, abbiamo visto oggi D'Angelo contro Dionigi, diciamo così. Ecco, allora, il Pisa scende in campo all'inizio, per i primi 5-10 minuti, diciamo così, ha rischiato di andare sotto di una rete. Allora, in primo minuto veramente il Brescia è stato pericoloso con Ragusa, e va bene. Poi dopo Perilli al quinto ci ha messo il suo, bravo, veramente bravo, e ha salvato la partita, secondo me ha salvato la partita. Dopodiché dal decimo minuto in poi abbiamo visto un Pisa che ha ragionato, abbiamo visto un Pisa in crescendo, un Pisa veramente che ha preso coscienza di se stesso, ha preso le misure e ha tenuto il Brescia lontano dalla porta e lontano da quello che potevano essere i pericoli, diciamo così, di oggi, che oggi era una partita fondamentale. Io mi sono sentito anche con gli amici, era una partita fondamentale, era una partita da vincere. Io sono rimasto abbottonato di vista, avevo paura oggi, ma alla fine, meno male, abbiamo avuto ragione di questo Brescia forte, perché è una squadra veramente forte, ma il Pisa lo è stato ancora di più oggi, perché nel primo tempo, dopo diciamo così, dopo i primi 10 minuti non c'è stato niente da fare. Il Pisa ha preso possesso di centrocampo, è andato avanti. Al sedicesimo Gucker ha sfiorato, diciamo così, abbiamo sfiorato di poco la rete. Poi al diciottesimo un'altra occasione, una grossa occasione sfumata ancora per il Pisa, e al ventesimo, diciamo così, il Vido di testa sfiora e diciamo così Jorgensen respinge, e Cicciolisi ha postato bene in sacca. Non c'è stato niente da fare per il Brescia e neanche per la difesa. Bene, a questo punto al 28esimo ancora Gucker, al 32esimo Marconi prende la traversa, vabbè. E al 27esimo De Vitis prende il palo e dopo manca la rete. Porca miseria, è mancato il 2-0 nel primo tempo. Che dire, un primo tempo, le squadre scendono negli spogliatoi, sono 1-0 per il Pisa, ma guadagnato e straguadagnato e strameritato. Niente da dire, io penso che anche gli amici del Brescia, voglio dire, non abbiano niente da obiettare su questo. E niente, primo tempo, a parte i primi 5-10 minuti, io direi stradominato dal Pisa, perché il Brescia è stato veramente messo sotto pressione dalla nostra formazione. Niente, inizia la ripresa. Che dire, praticamente la fotocopia del primo tempo, tale e quale. E un Pisa propositivo in avanti, controllo del centrocampo. E poi Dionigi a questo punto, diciamo così, rivoluziona totalmente l'attacco con Bisoli, Raboico, Donnarumma, Ghezzi e Frigionson. Ma alla fine non è cambiato niente, perché il Brescia stenta ad avvicinarsi alla nostra tre quarti. Alla fine oggi una difesa del Pisa eccezionale sotto ogni aspetto. Poi ci sono stati cambi anche per noi, quindi Marin, Birindelli, Palombi, Wagner e Siega. Che dire, io direi che i ragazzi oggi si sono comportati veramente da leoni, ma veramente da leoni. Io ho visto
veramente una volontà senza, insomma, abbiamo affrontato una squadra che, voglio dire, tanto di cappello, cioè, non è che loro sono venuti qua e, insomma, stanno affrontando un periodo difficile, ma noi non abbiamo concesso niente, niente, la squadra, cioè comunque in difesa non abbiamo sbagliato niente, bravo Perilli, ripeto, perché ha salvato la partita, perché se si prendeva gol ai primi minuti cambiava, secondo me cambiava la situazione, invece bene così, insomma loro hanno, Dionigi ha tentato subito, tutto per tutto, ha tentato di, diciamo così, di dare subito una svolta all'inizio, cosa che non è riuscita, e dopodiché un Pisa via via crescendo ha fatto il resto. Io direi bene Benedetti, bene Belli, bene ottimo Sibilli, bene Vido, bene Gucker, insomma, io direi bravi a tutti. Lisi, bravissimo, bene, mi è piaciuto questo scambio, ha fatto D'Angelo, ha fatto bene a metterlo sulla fascia destra. Beh, bravo D'Angelo, anche lì veramente D'Angelo in questo caso ha veramente trovato la quadra e l'assetto giusto per questa formazione, per questa partita. Bravo, perché alla fine è imprevedibile e l'imprevedibilità a volte, scusate, paga, e oggi ha pagato. Io direi, ho il tabellino qua, ho il tabellino alla partita, tiri in porta 10 per noi, 6 per il Brescia, scusate, tiri 10 per noi, 6 per il Brescia, tiri in porta 6, noi, 1 il Brescia, e poi via via il resto. Io direi che oggi tiri in porta 1 per il Brescia, come si vince dal tabellino, e quindi, voglio dire, non abbiamo, io penso che Pisa non abbia rubato niente a nessuno, Pisa si è meritata sicuramente questa vittoria, senza ombra di dubbio. E che dire più, io non sono stato tanto d'accordo con l'arbitro quando ha ammonito D'Angelo, perché effettivamente, se andiamo a vedere, insomma, il fallo su Birindelli c'era, comunque va bene così, va bene così, d'accordo, si può sbagliare tutti, per l'amor di Dio. E anche perché Dionigi, insomma, non è che sia stato da me, insomma, alla fine vabbè, si vede che D'Angelo avrà detto una parolina di troppo, ragazzi, che volete che vi dica, è così. Poi andiamo a vedere per quanto riguarda la, diciamo, la classifica. Noi ci attestiamo a 23, Brescia sotto a 21, poi c'è il Vicenza, e poi vedete che ci stiamo allontanando dalla zona di pericolo, perché insomma troviamo per adesso, comunque la partita alla Regina non è ancora finita, però la Regina 17, poi Cosenza a 16, Pescara a 16, quindi siamo a 6 punti di, diciamo, di distacco, poi c'è la Cremonese a 15, poi 17, poi 18, insomma via. Quindi c'è, voglio dire, 18-8, scusate, quindi voglio dire, alla fine i punti di distacco tra, diciamo, le ultime in classifica e i playout, si sta, la forchetta, insomma, si sta allargando, quindi per noi va bene, nella considerazione che comunque abbiamo una partita in meno, quella contro il Frosinone. Vabbè, non ci sta, cioè, nel senso, non è che uno diceva allora da vincere, no, per l'amor di Dio, non è che uno diceva guarda il gioco, vado a vincere, no, però insomma abbiamo comunque una partita in meno, e che quindi, voglio dire, la classifica può prendere una piega anche migliore, come la può prendere anche statica o peggiore, vabbè, dipende dai punti di vista, comunque noi speriamo sempre nel meglio, è chiaro. E va bene ragazzi, io per questo video la finirei qua. Oggi veramente un grande Pisa, oggi veramente tutta la squadra ha dato il massimo, e ripeto, dopo i primi 5-10 minuti del primo tempo si è visto una formazione veramente con le idee giuste e la mentalità giusta. Bene così, i ragazzi hanno lottato, bravissimi tutti, perché oggi trovare quello che è, no, tutti. Poi le pagelle sono altro discorso, però per me hanno dato il massimo tutti, e hanno veramente, insomma,
hanno lottato tutti insieme. Mi è piaciuto anche alla fine, quando sono andati a salutare, insomma, la curva, come fanno sempre di solito, insomma, sono stati abbracci, insomma, si è vista una squadra amalgamata, e questo non fa altro che piacere, e va bene così, va bene. Quindi bravo D'Angelo, bene, bene così. Allora, se vi è piaciuto questo video, pollice su, mi raccomando, iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. E poi, ragazzi, io vi ricordo una cosa: il Pisa resta e tutto il resto passa. Alla prossima!